Prova 1, io e la mia pelle unta, ci siamo. Buonasera e benvenuti nel canale di Pamela Paolini, che sarei io. Sono io, vabbè. Comunque questo qui è stato un video super richiesto, cioè la night routine. Ho già fatto la morning routine, se volete di persona da guardare, e questa è la night routine. Sono circa le 9:30, ho appena cenato, sono appena tornata dalla palestra, tutto insieme ho fatto. Quindi vedete anche un po' con la pelle schifosa, oggi mi sono truccata, ho la pelle un po' grassa, oleosa, perché tutto il giorno con il trucco, quindi vi farò vedere la mia skincare serale che io adoro. Poi mi sono arrivati nuovi prodotti, quindi li ho già provati, li ho già testati e mi piacciono da morire. E ora vi farò vedere tutto quanto, tutta la mia skincare che è composta da 5 step che vi spiegherò man mano. E io direi, iscrivetevi subito al canale per non perdere altri video, di partire subito con la night routine che adoro io. Fossi in voi lo vedrei tutto questo video, poi non so. Nuova location, ci troviamo in bagno perché è qui che svolgo la maggior parte della skincare. E la prima cosa che andiamo a fare è legarci i capelli, perché sennò danno un po' troppo fastidio. Allora, essenzialmente la prima cosa da fare è struccarci, perché come vedete sono ancora struccata. Innanzitutto vi dico che in questo video i prodotti che uso sono la maggior parte di Yeboda, che è questa marca, diciamo, della skincare coreana. Dicono che sia la migliore, infatti ne parlano benissimo. Io la sto testando da qualche giorno, una settimana forse, e mi piace effettivamente. Quindi partiamo subito con lo step numero 1. La cosa positiva di queste cose, spero si legga, è che è scritto qua, è che ti indica quando usarla, quindi se è lo step 1, step 2, 3, 4, 5, 6, e se va bene per il giorno o per la notte. Cosa fantastica, perché io fino a una settimana fa, due settimane fa, non sapevo bene tutti i passaggi della skincare, e questo mi aiuta un sacco. C'è anche un libretto, proprio c'è indicato tutto quanto, e si possono alternare perché c'è il giorno e la notte, oppure le maschere, perché le maschere di scrub vanno fatte una volta ogni tanto, una o due volte a settimana, non tutti i giorni. Infatti oggi farò la skincare quella tradizionale, senza né maschere né scrub, perché sono opzionali, come si dice. Allora, partiamo con questo, che è diciamo una sorta di burro, questo rumore strano, che c'è una paletta, e si va a prendere una mucetta di questo burro. Va messo tra le mani e scaldato un pochino con le mani, perché è proprio, cioè vedete, si è già sciolto. Questo qua va a sciogliere tutto il trucco che si ha addosso. Quindi questo è soltanto la fase 1. Quindi step 1, il burro, vedete questo è il colorito, che me lo vado a mettere qui e vado a struccarmi. Quindi dovete fare proprio un casino, cioè è fatto apposta per essere, per sciogliere il trucco. Quindi diventerete così più o meno, ma è normale, perché poi andremo a lavare tutto. Andate a sfregare leggermente senza fare troppa pressione. Io ho una pelle molto delicata, infatti appena la tocco si arrossa, ma è normale, non perché sono allergica a cosa, proprio perché si arrossa facilmente la mia pelle. Ok, ora l'ho sparso anche sui capelli un po' su questa sorta di burro. E andiamo leggermente a bagnarlo con un pochino d'acqua per farlo emulsionare un po' meglio. Ho preso un po' d'acqua. Sto facendo un casino per terra, mia madre mi odia. Mi odierà, anzi. L'unico problema, che cosa mi è successo quando ho fatto l'ordine di Yeboda? Che praticamente non mi è arrivato lo step 2, che sarebbe l'agente schiumogeno che va a levare tutto questo casino. Però ho già contattato e mi hanno detto che me lo rimanderanno, è stato un errore di spedizione. E quindi tutto ok, me lo rimandano. Però ora useremo per lo step numero 2 l'agente schiumogeno, che è questo qui, che è di Astra. Andiamo ad agitare. L'agente schiumogeno, che significa? Ve lo faccio vedere brevemente. Che è una schiuma, questa qui è tipo un sapone, una schiuma che va messa sul viso per levare il residuo di trucco e di olio del burro che ho appena usato. Questa qui va a sciogliere ulteriormente, a levare tutte le impurità che ci sono sul viso, tutto il trucco, quindi la pelle sarà perfettamente pulita. Bisogna, questo passaggio si chiama doppia detersione, perché vado a fare prima il burro per sciogliere tutto quanto e poi la schiuma per levare, tipo un po' lavare anzi. Ora mi sciacquo il burro e mi vedrete da così con la pelle pulita. Allora, vi ho già avvertito che la mia pelle è super delicata, infatti si è già arrossata, ma è normale perché sparirà in poco tempo. Ma molto importante asciugare il viso con un panno di cotone pulito, quindi non usate tipo l'asciugamano per le mani, mi raccomando. Come vi dicevo, su ogni prodotto di Yeboda c'è scritto step 3, quindi è più facile identificare cos'è, e step per giorno o per la notte. Questo per esempio si può usare in entrambi i casi. E si tratta di un tonico, perché lo step 3 sarebbe tipo la preparazione della pelle, quindi un tonico. Questo è il packaging, vanno spruzzati 2-3 spruzzetti sulla faccia a distanza e va a rinfrescare e idratare la pelle, quindi andiamo.
Ok, fatto. Questo era molto semplice, però bisogna aspettare che si asciughi questo tonico e poi si passa alla fase del siero, che sarebbe lo step 4. In ogni prodotto c'è anche scritto se adatto a pelle sensibile, grassa, mista, però generalmente questi prodotti sono quasi adatti per tutti i tipi di pelle, quindi io spesso ce l'ho molto grassa e spesso molto secca, dipende dalla stagione e da come mi sveglio la mattina. Quindi in questo caso questi tipi di prodotti vanno bene un po' per tutto. Come dicevo, questo qui è lo step 4, questo è il packaging, che si tratta di un siero. È idratante, anti-età e rigenera tutta la pelle, quindi meglio di questo non c'è di niente. Fatto con niacinamide, non so se l'avete sentita, ma un tempo fa andava anche di moda su TikTok, perché diciamo purifica la pelle. Metto 2-3 gocce sul viso senza toccare con la pipetta e vado a metterlo per tutto il viso. A me 2 gocce bastano di questo perché il prodotto è tanto, quindi va più che bene. Ok, si asciuga subito e ci spostiamo nell'altra stanza. L'ultimo trattamento è l'idratazione, quindi una crema. Come vedete sempre step 5 c'è scritto, e questa qui è una crema in particolare per la notte, perché va messa, risulta un po' più grassa, ma perché c'è scritto che è proprio alla lavanda, c'è scritto che proprio deve essere così, cioè un pochino più grassa, che si va a assorbire durante la notte, o come una maschera. È così, non ne metto tanta. Questa poi domani mattina si assorbe e domani mattina avrò la pelle perfetta, bella, morbida e lisso. E con questo abbiamo finito i 5 step della night routine, quindi solo della sera. Comunque per me non finisce così, perché come vedete ho un bel po' di imperfezione alla pelle, ma questo è dovuto più che altro a Natale, quindi ai miliardi di dolci che ho mangiato, e un po' perché ci soffro, quindi i miracoli la skincare non li può fare, però comunque può aiutare la pelle. In questo caso io vado a mettere sui brufolini questi cerottini. Sono dei cerotti che non fanno miracoli, cioè tu li metti sul brufolino, per esempio ce n'ho uno qua e un po' qui, belli evidenti, e questi qua vanno a assorbire, velocizzare il processo di cicatrizzazione. Io li metto e li lascio più o meno 10 ore, cioè tutta la notte e anche durante la mattina fino a dopo colazione. Io sono pronta, mi sono messi i cerottini, non so se si vedono, comunque sono questi qui, e mi sono già lavata i denti nel mentre, non vi siete accorti perché non l'ho ripreso, quindi ho fatto tutto, ce l'ho già fatta prima in precedenza. Dovrei lavare i capelli, lo so, non me lo dite, però li laverò domani, e la skincare è completa, quindi penso di poter andare a dormire. Questa è stata la mia night routine, spero che vi sia piaciuta, perché io adoro questi argomenti, skincare, prodottini, cose carine. Fatemi sapere se volete altri generi di video, mi raccomando iscrivetevi, rimanete sentiti, perché ogni giorno cercherò di pubblicare almeno degli shorts e cercherò di pubblicare anche una volta a settimana almeno un video. Quindi un bacio, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Ciao e buonanotte.